Madrid annuncia un severo piano di austerity con tagli alla spesa pubblica, aumento delle imposte e congelamento degli stipendi. Misure straordinarie promosse dal nuovo premier di centrodestra, Mariano Rajoy, per far fronte a un deficit più alto del previsto e alla disoccupazione al 21,5%. Se questa prima stretta non bastasse, in febbraio è prevista una manovra aggiuntiva. Queste misure sono soltanto l'inizio, ha dichiarato la vice premier e portavoce dell'esecutivo, le prime di un pacchetto di riforme strutturali che hanno lo scopo di correggere il deficit e rilanciare la nostra economia. Un piano di rigore che divide gli spagnoli. Sono assolutamente contraria perché colpiscono i più bisognosi, l'assistenza verrà rimossa e il salario minimo congelato, commenta una madrilena. Dovrebbero pensare piuttosto a congelare gli stipendi più elevati e meno essenziali. Se si vuole prelevare denaro dalle casse e si scopre che non ce n'è più, i tagli diventano imperativi, dice invece un altro madrileno. Preferirei che i tagli non fossero stati fatti, ma se è ciò che serve, è chiaro che dobbiamo tagliare. Per addolcire la pillola amara di fine anno, un contorno di misure sociali, pensioni rivalutate dell'1%, stop all'aumento della luce, proroga dell'aiuto di 400 euro al mese ai disoccupati.